Allora, cari amici, io vi voglio far vedere questo. Anche adesso, come ha detto agli amici che ci circondano qui, consiglio la lettura di questo volume. Non perché sia bello in se stesso, ma perché è gratuito. Fa parte di una collezione di libri che moltissimi italiani hanno, magari non hanno letto, ma è la storia d'Italia di Montanelli, che Montanelli scrisse con molti collaboratori di vario tipo, che poi sono diventati tutti scrittori, anche giovanissimi, scrittori molto noti. E questo è stato scritto con un vecchio giornalista di Corriere della Sera che si chiamava Mario Cervi. Ora, in questo libro vengono riportati... Uno dei fratelli Cervi? Assolutamente no, i fratelli Cervi sono morti tutti, quei fratelli lì. Però si parla sempre dei fratelli Cervi, non si parla mai dei fratelli Govoni. Con una piccola differenza, che i fratelli Cervi sono morti... Colpevoli, nel senso erano accusati di quello veramente. No, durante un combattimento. Certo. E i fratelli Govoni invece sono stati assassinati a guerra finita, è una cosa un po' diversa. Ma non se ne può parlare. Allora, entriamo nel merito di un discorsetto che riguarda, è tanto di un capitolo che è tanto intitolato guai ai vinti, che riguarda tutte le territori che ci sono stati portati via. Oh, ricordiamoci che oggi un altro territorio che è marino ci è stato comunque portato via dalla Francia. Io ho più volte detto che la Francia 30 km quadri, è il più grande nemico dell'Italia, lo è sempre stato. Antagonista, parenti, nemico, serpente. L'unico che ha fatto qualcosa di positivo per l'Italia è stato Napoleone, che era mezzo italiano, era tre quarti italiano. Era italiano, tre quarti, 100%. La sua famiglia era toscana. Quando lui è nato era passata la Corsica da 3 o 4 anni alla Francia. Certo, però la sua famiglia era toscana, il padre era un funzionario, professionista toscano che si era trasferito in Corsica ad Ajaccio, quando la Corsica era ancora in un certo senso italica. No, era italiana perché era sabauda. Sì, certo, prima genovese. Poi fu Genova che cedette la Corsica alla Francia. Comunque non ci interessa, diciamo, è roba di italianità. Sì. Allora, per effetto del trattato, l'Italia perdette Zara, la quasi totalità della Venezia Giulia, l'isola di Saseno, l'Etiopia, l'Eritrea, la Libia, il Dodecanesimo, Briga e Tenda, la concessione cinese di Tientsin, sulla Somalia, che dicevamo prima. Sì, sulla Somalia ottenemmo nel 1949 l'amministrazione fiduciaria per mandato dell'ONU, durata fine al 1960. Quando ci fu la rivolta poi del socialismo, cioè del sergente che diventò... Il sergente dei carabinieri. Dell'ex sergente dei carabinieri. Esatto. Come si chiamava? Mengistu? No, Mengistu è etiopico. Eh sì. Vabbè, non ci interessa. Non mi viene in mente. Poi, in quel periodo ci fu, io me lo ricordo ancora, perché nel 60 io stavo tra l'altro quasi per sposarmi, quindi... Ah, a proposito, tutti gli edifici etiopici costruiti dal colonialismo italiano sono diventati beni del... proprio un museo. Come si dice? Beni architettonici. No, preservati, beni internazionali, come si chiama? Protetti dall'ONU. Sì, esatto. Scusate, dall'UNESCO. Dall'UNESCO, sì. Tanto per dire che cazzo, noi andavamo lì solo come gli inglesi. Per sfruttare, no? Ah, va bene. Va. Come? Dillo. Siad Barre. Siad Barre, perfetto. Bravo. Ex sergente dei Caruba. Allora, uno zappier. La concessione, allora, tra l'altro, appunto, questa della Somalia, noi avemmo poi il tempo di fare una truffa, perché l'italiano poi si caratterizza, era la famosa truffa delle banane. Sì, come no. La famosa truffa delle banane, io me lo ricordo benissimo, furono coinvolti alti personaggi dell'amministrazione pubblica italiana e moltissimi democristiani di non grido. Della Repubblica delle Banane, no. Ma delle banane espressamente. Delle banane della Repubblica delle Banane. Esattamente.
ci fu imposto di pagare 100 milioni di dollari all'URSS. Oddio, queste sono cose naturali. Gli abbiamo dato anche le navi. Sono cose naturali. Gli abbiamo dato due incrociatori. Io ho conosciuto una persona che era andato per affondare una di quelle navi, comunque. Non lo sappiamo, la storia non l'abbiamo detta mai, bisogna raccontare la sua storia. No, lì è bella, è nel porto del Mar Nero, di Odessa. Esatto. Allora. No, guarda, quello è un bellissimo episodio di grande spregiudicatezza dei militari della Marina italiana. Sì. Tipo l'assalto ad Alessandria o a Gibilterra. Gente che veniva ancora dalla guerra, eh? Certo, dalla decima massa o sì, di lì. Esattamente. Certo. Allora, voglio dire che queste spese. No, bisogna dire che poi gliele abbiamo affondate quelle navi, sì. Non è che gliele abbiamo mandate a dire. Queste spese, faceva anche comodo agli americani che certo. Si riducesse la non flotta. Era bloccata dentro. Dell'URSS, quindi certi occhi si potevano anche chiudere. No, allora, bisogna raccontare, quella storia lì bisogna raccontarla, è troppo bella. Io trovo molto naturale. Che abbiamo pagato delle spese per quando si no prima. Bisogna ricordare che abbiamo pagato l'equivalente attuale, bisogna ricordarlo agli americani, ai tedeschi, bisogna ricordarlo ai tedeschi, che l'Italia subito nel dopoguerra fino al 1961, se ricordo bene, abbiamo pagato l'equivalente a due anni fa, abbiamo fatto il conto due anni fa, a 435 miliardi di euro, cioè noi in 20 anni ci siamo tolti dalle tasche 434 miliardi di euro. Io lo trovo comunque legittimo. E abbiamo pagato tutti. Però non trovo legittimo. La Germania non ha pagato un cazzo a nessuno mai. No, non ha pagato nessuno perché non esiste. Oltretutto abbiamo dichiarato. Ufficialmente come la Germania non esiste. Allora, vabbè, lì ci sono stati degli accordi che c'erano di mezzo. Un certo Gesù, si chiamava Gesù Angleton. Si chiamava Gesù e... Fidati tu di quelli che si chiamano Gesù. Gesù! Allora, no, lui sarebbe in inglese Jesus, ma tradotto in italiano Gesù. Gesù, quindi fidati sempre. Perché... Allora, è quello che ha salvato poi Valerio Borghese. No? Ah, certo. Allora, e ha salvato soprattutto, aveva fatto gli accordi con Wolf e con Dolman. Guarda se funziona ancora. Io, se funziona. Io conoscevo la figlia di Dolman, lo sai? Maledetto, erano due belle fiche, ma proprio buone, bionde. Si facevano passare per inglesi. Ecco. Si vergognavano di vedere. Però è stato un grande scrittore. Dolman, finché è morto, io le leggevo sempre i suoi articoli su Borghese. Allora, ripeto, noi abbiamo pagato queste cose, ma appunto per questo non dovrebbero chiamarla liberazione. Allora, noi abbiamo pagato, è giusto che noi abbiamo pagato, non la chiamassero liberazione. Abbiamo perso, chi perde paga. Allora, a meno che uno non scrivesse liberazione delle nostre tasche, dei soldi, almeno questo ha un significato. Un briciolo di senso. Briga e tenda, la concessione cinese e Tsinsin. Sulla Somalia ottenemmo quello che abbiamo detto. Trieste e la zona A del territorio libero tornarono all'Italia nel 1954. Io ricordo tutte le manifestazioni che noi facevamo. Lì si è rischiato l'inizio di una scatena di scatenare una nuova guerra contro l'Inghilterra. Sì, si fu imposto di pagare, e qui, 100 milioni di dollari all'URSS, 125 alla Jugoslavia. 105 alla Grecia, 25 all'Etiopia. No, poi alla Jugoslavia gliene abbiamo dati altri un bel po' col trattato di Osimo. Esattamente, tra l'altro discorso. Lì era un do des di cui conosciamo molti retroscena. 5 all'Albania. Secondo le clausole militari, l'esercito italiano doveva essere limitato a 250.000 uomini, compresi 65.000 carabinieri, con non più di 200 carri armati. La Marina ha due corazzate, 4 incrociatori, 4 caccia, 16 torpediniere, 20 corvette e 22.500 uomini al massimo. L'aviazione ha 200 caccia e ricognitori, 150 aerei da trasporto, nessun bombardiere, al massimo 25.000 uomini. L'Italia si impegnava infine a smantellare le fortificazioni ai confini francesi, e questo è il discorso che ci risentiamo anche adesso. Con quella cessione di quella parte di mare interessa strategicamente la Francia e non a noi. E jugoslavo, a smilitarizzare Pantelleria, e tanto non è servito un cazzo, era tutta militarizzata e si sono resi subito.
Lampedusa è pianosa, è interessante questo discorso su Lampedusa. E a non acquistare missili guidati, cannone con gittata oltre i 30 km, corazzate, sommergibili, portaerei. Vincoli molto pesanti che già contrastavano clamorosamente quando Meli Lupi di Soragna firmò con la mutata situazione in Italia e nel mondo, tanto che al momento della ratifica quel trattato era già anacronistico. Ho voluto leggere queste cose proprio per dire queste cose. Molte cose avvennero infatti tra l'autunno del 46 e l'autunno del 47. Le accenniamo soltanto, su quasi tutte dovremo tornare per chiarire in quale diversa atmosfera si siano svolti i dibattiti pro o contro la ratifica. Un viaggio di De Gasperi a Washington, la scissione socialista di Palazzo Barberini, vedete come queste cose vengono una dietro l'altra, poi la formazione nella primavera del 47 di un governo monocolore democristiano, integrato da poche personalità di alto livello. È Einaudi per bilancio. Oh, ricordiamoci che è Einaudi, sì, oddio, non è Einaudi. Come diavolo si chiamava? Einaudi. No. Sì. Il primo De Gasperi. De Gasperi. Il signor De Gasperi era un austro-ungarico, certo. Non era italiano. Lo dichiarò lui stesso. Lui disse, e me lo ricordo benissimo, io sono un austro-ungarico imprestato all'Italia. Infatti, mentre durante il primo conflitto mondiale Cesare Battisti, nemico naturale di De Gasperi, veniva impiccato al castello del Buon Consiglio di Trento, De Gasperi faceva il deputato a Vienna. Einaudi per il bilancio, sforzo. Quindi non era una semplice dichiarazione, era la realtà dei fatti. Infatti, lui era e si sentiva austro-ungarico. Mitteleuropeo. A servizio del papato. Ma era un gentiluomo, magari ce ne fossero ancora tre di De Gasperi oggi in Italia. Voi paragonate De Gasperi con Matteo Renzi. Sì, appunto. Allora, Einaudi per il bilancio, Sforza per gli esteri, Merzagora per il commercio con l'estero, segnavano una decisa svolta politica. Socialisti e comunisti erano estromessi dal governo e i comunisti non vi sarebbero mai più rientrati. Washington, pressata dalle esigenze della guerra fredda, vedeva con ottica diversa l'Italia e anche la Germania. Mosca procedeva nel consolidamento del suo impero e già in Ungheria la minoranza comunista si era impadronita con la violenza del potere. In Grecia divampava la guerra civile, ricordiamocelo che è stato importante. Che è durata 5 anni, ricordiamocelo. Ecco che è finita col fatto che i comunisti greci si ritirarono in Russia portandosi dietro i bambini, che poi hanno fatto tutti una brutta fine, morti per lo più di malattie in Russia. E gli Stati Uniti avevano surrogato la Gran Bretagna nel compito di sostenere quel bastione occidentale contro l'espansionismo di Mosca. Da chi era fomentata la guerra civile greca? Vediamo se lo sai. Beh, c'era il Partito Comunista, il quale si avvaleva... No, all'esterno. Si è avvalito, lo dico subito, non era che era fomentato, c'erano gli inglesi. Ah, noi abbiamo, è uscito finalmente. Noi abbiamo attaccato la Grecia perché la Grecia era un feudo inglese, se no non l'avremmo attaccata. E cacciamo gli inglesi. Il fatto che i greci si sono difesi molto bene... Era dovuto agli armamenti inglesi. Inglesi, certo. Un profondo cambiamento, all'ombra di esso le solite miserie e la solita avidità umana. Così, ad esempio, abili trafficanti avevano ammassato a briga e a tenda grosse quantità di merci che in Francia avevano un prezzo più elevato per ottenerne, quando fosse stata ammainata la bandiera italiana, l'esportazione occulta e ingenti profitti senza pagamento di diritti doganali. Cazzo. Questi sono i fatti che vanno sottolineati qui, sono magari una righetta, però è quello che io volevo sottolineare. Dice danno briga e tenda, subito mettiamoci le merci. Voci autorevoli in America... Allora si pagava una tassa altissima per l'esportazione. Ma scherzo. Voci autorevoli in America recriminavano sull'errore commesso con quelle condizioni onerose. Summer Wells deplorava che fosse stato favorito l'espansionismo sovietico in Adriatico. Il senatore Lodge definì il trattato una ignobile ed inaccettabile soluzione. Lo dicevano loro. Se questo era consolante per l'Italia... Era anche imbarazzante per il governo di Roma.
il quale si vedeva costretto a perorare davanti all'Assemblea Costituente la ratifica di un trattato che i nemici stessi definivano ignobile. Ma noi sappiamo che questo governo era in realtà il governo del Vaticano, il quale aveva fatto in precedenza gli accordi con la massoneria americana, con la mafia siciliana. Quella americana. E quella mafia sicolo-americana, quindi era il Vaticano che premeva a ciò che l'Italia accettasse quel concordato con gli americani, che gli americani stessi invece definivano ignobile. Anche se avevano recuperato quello che Mazzini e Garibaldi avevano tolto nel corso di 60 anni. Sì. Loro nei successivi 60 anni hanno brigato in maniera che quello che gli era stato tolto gli fosse riconsegnato con tutti gli interessi. Perché dal stato della Chiesa, che aveva mezza Italia, un terzo d'Italia, è diventata tutta l'Italia. E non a caso, non solo il governo di Matteo Renzi, ex Boy Scout, è stato un governo di catto comunisti, no, non ma solo anche gli altri, Gentiloni è stato erede di quella famiglia Gentiloni che avevano Silveri Gentiloni, conti di vicino Macerata, come si chiamava quel posto, non ricordo mai, non ricordo. Vabbè. Che avevano concordato con Giolitti l'ingresso dei cattolici nella politica italiana, quindi non a caso, ma poi praticamente anche oggi noi sappiamo che un candidato alla presidenza del Consiglio, tale Di Maio, è noto per essere un democristiano, di famiglia di antica tradizione democristiana, dobbiamo dircelo. Gli uomini dell'Italia prefascista erano in generale contro la ratifica. Francesco Saverio Nitti, estensore di una relazione, qui siamo nella consulta della commissione. Della Commissione Costituzionale. Francesco Saverio Nitti, estensore di una relazione di minoranza contrapposta a quella di maggioranza presentata da Gronchi, non a caso fatto poi Presidente della Repubblica, grazie a questa proposta vigliaccata, giustificava il rifiuto con un argomento giuridico. Le grandi potenze non avevano ancora esse stesse ratificato, tale era la situazione mentre si discuteva. Perché dunque l'Italia avrebbe dovuto precederle? E qui, guarda, cupidigia di servilismo. Con altre parole espresse il suo dissenso il 24 luglio 1947, Benedetto Croce, si è preso oggi il vezzo, così disse Benedetto Croce, si è preso oggi il vezzo che sarebbe disumano se non avesse del tristemente ironico di tentare di calpestare i popoli che hanno perduto una guerra con l'entrare nelle loro coscienze. Oh, guardate che è predittivo, io ho voluto arrivare a questa frase, con l'entrare nelle loro coscienze e col sentenziare sulle loro colpe e prendere e pretendere che le riconoscono e promettano di emendarsi. Più di così cosa devo dire? Che poi è stato un antifascista. Il governo italiano certamente non si opporrà all'esecuzione del trattato, se sarà necessario coi suoi decreti o con qualche singolo provvedimento legislativo lo seconderà docilmente, il che non importa approvazione, considerato che anche i condannati a morte sogliono secondare docilmente nei suoi gesti il carnefice che li mette a morte. Ma approvarne no. Grande intervento. Con accento più acre, Vittorio Emanuele Orlando, che pure aveva conosciuto nel 19 molte umiliazioni in una conferenza della pace alla quale partecipava come grande e vincitore, sferzava il governo. Ecco il passaggio più celebre del dibattito. Orlando: accettare in precedenza, senza alcun assillo, questa pace disonorante significa porsi dinanzi a un'enorme responsabilità assunta per cupidigia di servilità. Presidente, invito l'onorevole Orlando a riprendere la parola affinché da ciò che egli dirà risulti il valore del suo pensiero. Orlando: chiarisco di aver inteso che la parola servilità qualifica l'atto e non le persone. Nessuno quindi può restare offeso. Il testo ufficiale reca il termine servilità, mentre altre versioni, tra l'altro quella di Nenni, nel suo diario servilismo, riferiscono
che Orlando parlò di servilismo. E certo. La durezza del termine resta comunque intatta e proprio quella durezza provocò una vera sollevazione dei democristiani, vedi caso, contrastati dalle sinistre. Lo scontro verbale degenerò in tumulto e Nenni, per l'occasione nazionalista, se ne compiacque, nessuno toglierà a De Gasperi il marchio con cui Nenni era una persona limpida, specchiata. Era repubblicano, fu convertito al socialismo da Mussolini quando, dopo le manifestazioni contro l'aggressione alla Tripolitania, furono carcerati tutti e due nel carcere di Forlimpopoli. E lì Mussolini convertì Nenni, che era repubblicano mazziniano, al socialismo. Ripeto, e Nenni, per l'occasione nazionalista, se ne compiacque. Nessuno toglierà a De Gasperi il marchio con cui Orlando l'ha bollato. E con questo io a questo punto chiuderei. Però, poiché stiamo nell'ambito... Ricordiamoci chi era Orlando. Era Vittorio Emanuele Orlando. Certo. Non a caso... È stato un ministro degli esteri, è stato un nazionalista a Versailles, era un uomo diciamo nazionalista, vecchio stampo, sì, vecchio stampo nazionalista, ma troppo cugino dei Savoia, sì, ricordiamo, troppo debole, tant'è vero che se ne tornò dal trattato di Versailles piangendo, certo, quindi già uno che piange invece di grignare i denti, a me non mi è mai piaciuto. Però era un nazionalista. Certo. Allora, adesso era della borghesia. No, della nobiltà. Quella nobiltà che non faceva parte della nobiltà, faceva parte dell'alta borghesia, perché ci sono dei nobili che politicamente noi definiamo, sociologicamente noi definiamo alta borghesia. Ti ricordo che la figlia, la mia madrina, mi raccontava che loro avevano una trentina di possedimenti terrieri. Sì, lo sappiamo. E una quindicina di castelli. Ma rappresentava l'alta borghesia. Il fatto che fosse nobile non è che lo accreditava come del gruppo dei nobili, dell'alta borghesia, era l'alta borghesia. Vabbè. Che erano quasi tutti, perché anche gli Agnelli, per dire, avevano il titolo nobiliare. Erano conte. Allora, però rappresentano l'alta borghesia. Industriale. Voglio leggervi adesso un'altra frase molto importante in questa storia della geopolitica, edita dall'editore che io vi consiglio, Asterios di Trieste, perché è scritta molto bene e spiega certe ragioni fondamentali perché quando le persone... gli parli di geopolitica e poi non ne sanno niente, è perché semplicemente ci sono stati degli obblighi di carattere culturale, quelli denunciati da Benedetto Croce, il quale denunciava appunto ai democristiani di essere i fautori di questo servilismo, ma è giusto che i democristiani l'hanno sempre fatto, continueranno a farlo nella loro formazione. Ma è una persona culturale, fideistica. Allora, quindi uno che ha fede non può essere che un servitore. Perché è tornato di moda parlare di geopolitica? E qui ci ha spiegato il bando del dopoguerra. La geopolitica è certamente ritornata in modo molto progressivo. La sua proscrizione è proseguita durante la Guerra Fredda, nonostante molti conflitti rivelassero il loro contesto geopolitico. Così c'era alle origini di un tale divieto? Cosa c'era alle origini di un tale divieto? Senz'altro il discredito che si era abbattuto sulla geopolitica, effetto del patto russo-tedesco del 1939. Si era largamente ispirato ai piani di Haushofer, ereditati dalle tesi di Mackinder. Ma se c'è stato un atto di grande significato geopolitico, è stato appunto il patto russo-tedesco, che non si sa per quale ragione i tedeschi, cioè Hitler, hanno superato, perché se ci fosse continuato a esserci quel problema, i tedeschi non avrebbero perso la guerra.
avrebbero vinto in Francia, avrebbero avuto l'alleanza francese che era pronta e che c'è stata fino alla fine, e avrebbero vinto anche contro l'Inghilterra, cosa che evidentemente nell'ambito non stesso, erano i patti, no? Appunto, nell'ambito stesso della SS, come dimostrano gli accordi di tale Wolf, capo delle SS in Italia, che non mai è stato condannato, neanche mai citato, perché si era, come avevamo detto prima, messo d'accordo con Gesù, che Gesù Angleton è. Attenzione, l'idea di un'intesa tra Unione Sovietica e Germania nazista per creare un uomo insieme, cioè un blocco eurasiatico, quello su cui oggi noi stiamo puntando e che è contrastato dai poteri occidentalisti, è tutto lì, quello che sta avvenendo, diciamo, oggi, da Israele, va, principalmente. Anche, no, ma Israele è una pedina. Vabbè. Quelli che hanno creato Israele, è una, diciamo. Sì, è una pedina della geopolitica. Quelli che hanno creato Israele, diciamo. Il prodotto geopolitico per eccellenza aveva a tal punto sedotto Stalin, tant'è vero che Mussolini fino al 1943 insisteva per fare un accordo con Molotov, e questo ce lo ricordiamo, tant'è vero che, dobbiamocelo dire qui in questo momento, per questo ho letto questa piccola frase, il bombardamento di Roma, il 23 luglio 1943, seguita dal tradimento del Gran Consiglio, era una conseguenza del 25 luglio, e dal tradimento non a caso il Pio XII è andato a San Lorenzo. Tutto concordato. Tutto d'accordo. Tutto concordato. Ma non dal 24 giugno del 43. Esattamente. A Cassibile. Esattamente. Sono partiti tutto subito. Tutto concordato perché Mussolini in quel periodo era feltre e stava sostenendo con Hitler la necessità di fare la faccia separata con la Russia, che era pronta a farla. Perché la Russia era interessata che le forze tedesche andassero si scatenassero da un'altra parte. Vabbè. Alla fine della guerra, perciò, egli decise di mettere al bando qualsiasi riferimento alla geopolitica. È chiaro? Mi riferisco a Stalin, non dovevi più parlarne perché sennò usciva fuori tutto. Fu proibita di conseguenza qualsiasi citazione anche riguardo alla geografia umana tanto cara a Mackinder. La guerra fredda, iniziata nel 1947, e il costituirsi di un mondo diviso in due blocchi opposti avrebbero potuto fornire l'occasione per una rinascita della geopolitica, ma le due superpotenze non desideravano che in nessuna delle zone da loro controllate ricomparisse un termine tanto strettamente legato alle rivalità territoriali. Oh, bisogna leggere queste opere per capire per quale ragione a tutt'oggi hanno tolto lo studio della geografia nelle scuole elementari. Che noi, io mi ricordo quando ho dato l'esame di quinta elementare, gli stati nazionali non devono esistere più, così per studiare, perché imparavi tutto a memoria. Io me ne ricordo un ancora un libro di geografia nel 1945. Lo ieni 6 dov'è? Lo ieni 6 dove cazzo è? Lo? Ieni 6 non lo conosco. A cazzo, allora non c'hai memoria. Vabbè, lo ieni 6 non so. Fiume della Siberia settentrionale. Vabbè, ma fino laggiù vai. Vabbè, tu ti ricordi quello, io adesso ti cito altre 3 o 4 fiume. Dai, chiudiamo, che tardi. Allora, per gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica si trattava infatti di tenere sotto controllo i rispettivi settori di influenza, e ciò dipendeva molto dall'assenza di qualsiasi rivendicazione geopolitica all'interno di questi. Quel fiume famoso è un fiume su cui c'è stata una trattativa, niente un po' di meno, che con i giapponesi. Sì, esattamente. Quindi, te l'ho detto per questo. Te l'ho detto per non questo. Mi ricordavo bene il nome, sì. Tu me l'hai preso. Sono i giapponesi che stavano lì, certo. Dopo la fine del primo conflitto mondiale. Certo, certo. Durante la guerra non fredda, a caso la Manciuria, la conquista della Manciuria e tutto il resto era finalizzato ad arrivare agli anni 6. E c'eravamo anche noi, Nel 19 c'erano delle truppe, c'erano degli italiani che avevano combattuto con l'impero austro-ungarico, erano stati fatti prigionieri e l'avevano portati là. I russi,
perché avevano combattuto nel fronte orientale. Ecco, diciamo anche questa, gli italiani del Trentino e della Venezia Giulia, che sono stati fatti reclutati, invece di mandarli a combattere contro gli italiani, fatti prigionieri dai russi, i russi li avevano mandati in Siberia. Quando c'è stata la fine della guerra, sono stati liberati e hanno rappresentato delle truppe per il nostro esercito, perché una spedizione italiana che è andata in Siberia ha preso anche quei prigionieri, e quindi noi eravamo presenti con un paio di divisioni, non è scherzo, perché lì si trattava di mettere le mani sulla Siberia, e c'erano i giapponesi che avevano duramente combattuto contro le truppe rivoluzionarie sovietiche. Durante la guerra fredda la maggior parte delle rivalità di potere si proiettarono in particolare su alcuni territori, dal momento che la posta in gioco era l'estensione della sfera di influenza dei due blocchi. Le finalità erano in primo luogo geopolitiche, pertanto il termine geopolitica continuò a essere proibito. Controversie territoriali e ritorno alla geopolitica. La parola geopolitica ricompare timidamente con l'inizio del conflitto tra Cambogia e Vietnam. Queste sono notizie che noi dobbiamo vedere importantissime. Perché il conflitto... La lingua, le parole, la semantica, la glottologia hanno un senso intrinseco. Attento, il termine geopolitica è ricomparso nel conflitto tra la Cambogia e il Vietnam, ambedue nell'area governata dall'URSS, alla fine degli anni 70, Cambogia e Vietnam, che a Vietnam, e io mi chiedevo sempre, contro i Khmer Rossi, ma per quale ragione l'ha fatta? La ragione c'era. Per la prima volta due paesi provenienti dallo stesso settore, in questo caso quello comunista, arrivarono alla guerra per risolvere delle controversie territoriali. Il controllo del delta del Mekong, pianura più fertile dell'Asia, per il quale aveva combattuto. Non si combatte mai per una questione di principio, ma sempre per soldo. Esattamente. E per la difesa della quale aveva combattuto la legione straniera francese nell'immediato dopoguerra. A partire da quel momento. Ricordiamoci che Vientiane è stata fondata dai francesi. Ricostruita secondo gli schemi e i principi architettonici francesi. Esattamente, era dai tempi di Napoleone III dei francesi, 1854. A partire da quel momento il termine geopolitica è tornato in primo piano nei media per indicare controversie e antagonismi ormai più territoriali che ideologici. No, più sempre. Quando vengono veramente in evidenza non puoi negarlo. Il termine si affermerà completamente in occasione della guerra Iran-Iraq. Artefattamente creata. 1980-1988 e dall'invasione del Kuwait da parte di quest'ultimo. Dopodiché mi sembra che abbiamo fatto una bella descrizione che doveva essere fatta. Lì sarebbe di parlare dell'ascesa al potere di Saddam Hussein. Ma c'è sceso prima, dietro aveva tutte le forze laiche. Che ha dato la vita per fare una piccola biografia di chi era Saddam Hussein e degli intrallazzi, dei coinvolgimenti che ha avuto con le grandi forze potenze internazionali. Fino a un punto tale. Mandela. Sì. Una biografia molto simile. Sì, certamente, ma sono uomini che quando si decidono i potenti, dice loro, questa situazione è quella, chi c'è che potremmo chiudere un occhio? E dice c'è questo, e se fa così, si è sempre fatto. C'è il mio così. Uomo, il mio uomo a Cuba. Il mio uomo alla Havana. A Havana, sì, giusto. Il nostro uomo alla Havana, giusto. Romanzo di Graham bellissimo, Greene. Bellissimo, molto bello. Anche realistico. Un film eccezionale con un grandissimo attore, chi si ricorda come si chiamava? James Coburn? No. Quello che ha fatto giù la testa. Quello che ha fatto? Giù la testa. È Coburn, no? Ma assolutamente. Sì, Coburn sì, ma l'altro, quello faceva la parte dello zingaro. Sì. Non Rosteiger, l'altro...
simile, aspetta. Grande attore. Moro. Un po' grosso, con la visione, sì, ha fatto una marea di film. Amica ha fatto, quando ha fatto Il bello, il brutto e il cattivo, era uno dei tre. No. Uno dei tre. Assolutamente no. Vabbè, chiudiamo qui. Un notissimo attore che ha fatto, tra l'altro, quel bellissimo... Chiudiamo, film, dai. Con, di pare della Cavani, quello che faceva... Guardiano di notte. Ho capito, però non mi viene in mente. Portiere di notte. Ha fatto il film Portiere di notte. Vabbè, chiudiamo qui, dai. Che... Inglese, certo. C'è la batteria che sta andando. Sì. Ok, abbiamo finito. Sempre. Sempre so long. So long, la date via pure rigorosamente. Laudate.